Care amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Santen Chan che vi comunica una notizia importantissima dalla sua biblioteca, niente di meno. E quindi vai con la notizia del giorno in 3, 2, 1. Ho intenzione di candidarmi nel Movimento 5 Stelle. Infatti, oggi ho ascoltato la notizia che Beppe Grillo vorrebbe mettere ordine nel reclutamento, dei candidati per non arrivare a prendere cani e porci. Perché non basta che una persona sia incensurata e di buone intenzioni. Infatti, anche così c'è il rischio che si arruolino imbecilli, che certo sono incensurati, però non sanno fare un cazzo, non bastano le buone intenzioni. Ci occorrono persone diligenti, competenti, serie, come il sottoscritto. Quindi è per questo che io accetto di scendere in lizza. Perché voglio contribuire da cittadino italiano a migliorare le sorti del nostro paese e penso di avere molte cose da offrire. Quanti mi seguono da anni, perché in pratica questo canale Santen Chan c'ha più di 2 anni e mezzo, sanno che io mi impegno per cercare di comprendere le varie tematiche che interessano il nostro paese, che devono essere risolte. E quindi, per quanti di voi che non mi conoscete e che non sanno perché mi dovrebbero votare come candidato per il Movimento 5 Stelle, premetto che io sono di Roma, il mio quartiere è Casal Palocco, che ormai è una cittadina perché ha superato il milione di abitanti, credo. Non ci vivo da anni a Casal Palocco, però io sono di Casal Palocco, fra Eur e Ostia Lido. Per quanti di voi conoscono Roma, conosceranno magari anche Casal Palocco, vicino a Acilia, vicino all'Inferneto, vicino a Pratica di Mare, beh, non tanto, un po' più lontano da Nettuno. E quindi io mi metto a disposizione per poter correggere le sorti del nostro paese. Sento di avere molti progetti da proporre. Va riformata l'educazione. I giovani necessitano di una migliore preparazione per potersi confrontare con le sfide che incontreranno nel mercato del lavoro mondiale, devono avere una migliore capacitazione fin da giovanissimi. Ed è per questo che io, Santen Chan, farò di tutto, se mi votate per il Movimento 5 Stelle, di proporre e far accettare l'idioma universale Esperanto come idioma obbligatorio fino dalle elementari, anzi fino dall'asilo nido, perché bisogna avere un'ottica più cosmopolita, non bisogna isolarsi in sterili provincialismi. Quindi, con l'educazione all'esperanto, le genti potranno sentirsi più cosmopolite ed inserirsi meglio nel mondo, compenetrando con la loro conoscenza ed esperienza umana e di studi, il vasto campo internazionale. E quindi bisogna proporre che fin da più tenera età si impari innanzitutto l'idioma esperanto, poi il cinese, il russo ed altri idiomi, il sanscrito, a scrivere in aramaico. Però questo, se mi votate, io farò in modo
l'istituzione pubblica italiana adotti come idiomi obbligatori anche l'idioma universale esperanto. Se mi voterete, avrò più risorse e tempo per poter alimentare il mio canale di YouTube Santen Chan di nuovi video informativi, istruttivi, aneddotici, e magari potrò costituire un team di ricerca per fare dei video sempre più sperimentali, poter trattare di tutti i temi che vi sono più cari. Comunque colgo l'occasione per chiedervi di dirmi su quali temi vorreste che io parli di più. Come vedete, alle mie spalle c'ho tre mobili carichi di libri. Ho letto nella mia vita abbastanza. Ma non so di quale di essi voi vorreste che io ve ne parli. Nel passato ho fatto un angolo letterario con dei video e hanno commentato, hanno votato mi piace e hanno visto molte volte i video che ho fatto sulle opere di Henri Charrière, Nino Frassica. Però ecco, mi porta del tempo parlare di libri. Allora vi propongo che se voi avete qualche opera in particolare che vi interessa, che vi è piaciuta, di parlarmene, anche fosse la Metafisica di Aristotele. Per quello che io ho smesso di fare dei commentari alle mie letture preferite, perché ne ho tante di letture preferite, che una è più preferita dell'altra. Quindi vi pregherei di comunicarmi quale libro vi piace di più, vi è piaciuto, o magari libri che avete sentito, di cui avete sentito parlare. Se io non lo ho in mio possesso o non l'ho letto, non importa perché mi informerò in internet. Allora mi raccomando, proponetemi, suggeritemi delle tematiche e se volete che vi parli di qualche libro, suggeritemi il titolo o l'autore o il genere. Ma adesso, per non deviare molto da quello che era il senso di questo mio intervento, reitero ancora una volta: io, il vostro Santen Chan, sono deciso a scendere nella lizza nella competizione politica e quindi mi candido per il Movimento 5 Stelle, e visto che ho un seguito. Mi hanno visto più di 154.000 volte, ho 700 e passa di iscritti, 780. Ho fatto più di 500 video. Inizio a essere visibile. E quindi, essendo io di Roma, di Casal Palocco, mi postulo. Quanti di voi vorranno votarmi? Io ancora non so come funziona la cosa, però proponetemi, mandate i miei video, i miei articoli, i miei link, sto anche su Instagram, alla direzione del Movimento 5 Stelle. Se voi mi volete come vostro candidato, se voi mi volete votare, proponetemi. A Beppe Grillo, a Casaleggio, mandate degli email, perché in questo modo è sicuro loro mi contatteranno e mi renderanno postulabile. Quindi non vi scoraggiate, in me trovate un candidato, perlomeno per la zona Roma, che propone veramente delle cose importanti, perché ne ho tanti di progetti. E poi soprattutto che può sostenere le vostre aspettative. Non vi deluderò. Sono disoccupato, quindi ho del tempo libero. Sono incensurato perché non ho mai fatto nulla contro la legge, non sono mai stato bandito e non ho mai fatto politica prima,
Non mi sono mai iscritto a nessun partito politico, anche perché sono disoccupato e poi perché non avrei mai buttato via del denaro. E quindi che altro dirvi? Non ho nessuna ideologia politica né partitocratica né nessun interesse partitocratico o politico. E quindi inizierei da zero proprio. Come dire, questo è tutto. Se voi volete votarmi, fatelo pure. Anzi, se voi mi volete come postulante per il Movimento 5 Stelle, contattate, la direzione del Movimento 5 Stelle, scrivetegli dicendo che voi volete votare almeno nella circoscrizione di Roma per Santenciana. Poi non so se mi vogliono candidare come deputato o come senatore. Allora magari avrei un carico politico a livello nazionale. Allora potrei anche rappresentare i vostri interessi, cari elettori e care elettrici, e gli interessi del Movimento 5 Stelle in ambito nazionale. Quindi mi presterei anche a essere deputato della nazione, parlamentare, ministro, però. Se volete questo, dovete comunicarvi con i direttivi del Movimento 5 Stelle. Questo è tutto, ciao e alla prossima.